I'm writing a song. So this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Lo faresti l'attore, Calugio? L'attore? Non lo so, l'attrice. I've been spending my nights in the rain trying to pull it out. E gira! So I'm snapping one, two. È successo qualcosa a mia sorella? Non la troviamo, non sappiamo dove. Ma tu lo conosci? Tu sai chi è, vero? Si chiama Gaetano, l'ex ragazzo di Alessandro. Il vostro naso sarà pure infallibile, ma la vostra memoria inizia a perdere colpi. Notizie che girano. Infine a meglio si do scuro. Si innamora. E quindi salva. In amore non bisogna aver paura, bisogna buttarsi, così, senza pensare. Oh, I might stop talking to people before I snap. Io non penso che continuerò a fare l'attore. Meno male che non ha smesso di fare l'attore. Alla volta buona, Alessio Lapice. Perché ogni tanto tu ti sei detto, vabbè, mollo, lascio perdere. Alessio Lapice. Ciao a tutti. Siamo qui. Sì, vieni Alessio. Allora, giochiamo al gioco della bottiglia. Intanto però, perché la mettiamo, volevo farti i complimenti. Perché insomma arrivi da un'altra stagione di Imma Tataranni, dove il tuo personaggio davvero ha fatto anche tribolare a un certo punto. Un po'. Qualcuno l'ha soprannominato Dark Calugiuri, no? Ho visto un po' di Twitter divertente, perché poi ha avuto questa evoluzione, diciamo, diversa rispetto a quello che abbiamo visto nelle stagioni precedenti. E io mi sono molto divertito a dargli questo così cambiamento. Il look mi è rimasto un po' per caso, un po' così, in questa versione. Giriamo la nostra bottiglia e vediamo dove andiamo. Mi piace questo per caso. Diavoletto, l'hai anticipato proprio tu? Sei stato così fuori dagli schemi in quest'ultima serie di Imma Tataranni e qualcosa vogliamo ricordarlo. Dottoressa. Grazie. Per parte anche voi del reparto. No, Calugiuri, sono Tataranni. La dottoressa ha sempre creduto nella sua guarigione. Veniva a trovarla ogni giorno in ospedale. Tant'è vero che a un certo punto ho pensato che volessi farsi assumere come infermiera. Ci sperava. No, ma ci mancherebbe. Siete sempre stati una forza della natura, una bella coppia affiatata, tipo Robin e Batman. Dico bene? Ah, Robin e Batman. Bello. E voi chi eravate? Bisogna di sapere tutto quello che riesci a trovare su due persone che stanno legate al nucleo scorte. Dimmi. Si chiamano Jerry Nunziata e Vincenzo Morgante. Erano in scorta con te? Sì. Ok, appena so qualcosa ti chiamo. Va bene. E hai detto che ti eri fermato. Ormai era troppo tardi. E comunque questa è una notizia importantissima, perché vuol dire... Ma vuol dire che sei un gradino! Ecco che cosa vuol dire! E no, questo non me lo merito! Possiamo arrivare al mandante dell'attentato e a scardinare il traffico dei rifiuti! Quindi quello che è successo non ti ha segnato niente? Io non ho più paura. Fatti ammazzare, fai quello che vuoi, non me ne frega niente! No? Com'è? Applaudo da solo a questa Applaudi scena da solo. Perché l'aspettavamo tutti in questo momento, compreso noi attori. Dico. Anche tu hai detto, ma quando succede? Sì, ma quando succede? Io e Vanessa ci siamo detti, finalmente. Ah, è andata. Com'è stato questo bacio? È stato freddo, perché freddo? Faceva molto freddo. Ti vedevo bianco, pazzesco. Cioè. È stato freddo, ma non che eravamo freddi noi, ma in senso eravamo su
in un posto lì a Matera, sul Belvedere, c'erano penso 2 gradi e quindi a un certo punto io e Vanessa siamo stati attaccati uno all'altro tutto il tempo per riscaldarci, perché a un certo punto eravamo diventati rossi e poi niente, vabbè, è stata una giornata che abbiamo dedicato tutto il tempo a quel momento, perché Francesco, il regista, ci teneva tantissimo e così poi insomma è andata. Questa è stata la volta buona. Vi racconto una cosa del tuo divertente personaggio. Sì, che a un certo punto Francesco, il regista, ci dice: sai Ale, mettici questa qui, mettici ancora un po' più di veemenza, proprio sai che finalmente tu vuoi questa donna, che la desideri da tempo, va bene, ok? E io vado, prendo Vanessa, l'abbraccio, caschiamo tutti e due, quasi stavamo cadendo giù dalla gravina, è stato un bacio bellissimo, tant'è vero che Francesco ha detto: stop, fermatevi, perché qui si rischia la vita. Questo è stato... Quindi un take sappiamo molto bello. Che il primo li stavamo perdendo entrambi, è il caso di dirlo. Sì, è andata esattamente così. Senti, è uscito Diavoletto, sai che alcune volte noi abbiamo da una parte un diavoletto che ci dice fai questa cosa, dall'altra parte l'angioletto dice no, fai questa, nella tua vita, anche se sei così giovane. Hai mai ascoltato il diavoletto che in te? Spesso, direi, spesso. Come spesso? Beh, il diavoletto che c'è in me, direi spesso. Su cosa? Soprattutto nelle cose avventate, nelle relazioni, quando avrei dovuto andare via, sono rimasto. E che è successo? Guai, troppi. Anzi, ve lo dico, scappate prima, cioè non... Ve lo giuro, cioè non quella cosa, sai, che uno dice no, ma io voglio provare, no, non lo fate. Ma che ti hanno fatto? Non lo fate. Cioè? No. Avevi una fidanzata che ti faceva soffrire. No, in senso che penso che delle volte, per quanto ci si vuole tanto bene, bisogna a un certo punto arrendersi, accettare che ci si può voler bene anche distanti. Cioè, in senso, invece io sono un po' testardo su certe cose, non accetto mai... Non accetto i no, non accetto le cose che finiscono, non accetto le cose che non posso modificare. Di conseguenza le inseguo finché posso, in tutto, e a volte poi mi ci trovo a farmi anche del male, diciamo. Non so quindi se è il diavoletto o l'istinto, però devo dire che l'istinto lo uso spesso. Che ti ha fatto però anche male. Che mi ha fatto però anche male, sì. Però è bello perché... Come siamo adesso? Cresce. Alessio, non me l'aspettavo no, questa succede, tua risposta. Così? Come siamo adesso? Sta diventando una seduta psicologica. No, infatti, assolutamente, non volevamo, giuro. Cioè, adesso come sta Alessio Lapice? Sto benissimo. Stai bene? Ma ti vediamo in grande forma, infatti. Io vi ringrazio, ringrazio. No, sto benissimo. Stai benissimo? Sto benissimo. Era solo una riflessione, sono stato troppo... Si è visto qualcosa nei miei occhi di... Troppo presente. Visto che c'è stata della sofferenza e comunque da un ragazzo come te che ha tutto, bellezza, talento, che arrivo da una città difficile come Casal di Principe, conquista comunque teatro, Castellammare. Cinema, Castellammare, capisci che non ce l'aspettiamo? No, ma sto... mi fa molto ridere questa cosa, non so benissimo ragazzi, vi giuro. So benissimo. Giriamo la bottiglia. Ho fatto un guai, devo stare zitto. Bacio? E che si fa, mo? Uè, ma qui ci tentate, eh? Facciamo che mandiamo la pubblicità e ci vediamo tra 3 minuti. Che bacio? Ma può essere mio figlio, dai, su! A tra poco! Io ci sarò se tu vorrai. Io ci sarò se tu vorrai. Ancora buon pomeriggio, siamo in diretta, sono le 14:11 minuti. Di fronte a me c'è Alessio Lapice, che dal 21 marzo sarà di nuovo protagonista al cinema e tra un po' ne parliamo. Intanto però, prima della pubblicità, abbiamo visto il maresciallo Calogiuri baciare finalmente Imma Tataranni e ci ha anche svelato che quel bacio in realtà ha tutto una prima scena dove praticamente si stavano ammazzando, cioè erano praticamente caduti. Sì, però attenzione, qualcuno scrive un X e dice, Fabrizio, che quel bacio ringrazia per il servizio pubblico. Che quel bacio era servizio pubblico, quindi grazie Rai, ha scritto. Vabbè, intanto proprio perché sono impazziti, quanto sei bello, quanto sei bravo. Noi siamo d'accordo, grazie. E lo rivediamo ancora a tribolare tra amori e non sempre con lei, con la mitica Imma Tataranni. Ah, pensavo di cose mie proprio. Mi hai preso un colpo, ti giuro. Dico, ti giuro, mi hanno ripreso per strada. Cioè, qualcuno mi ha ripreso. E che io lo sapevo che prima o poi sarebbe successo.
Cosa, Alessio? Che mi riprendono nelle mie discussioni. Con chi, Alessio? No, ragazzi, basta, mi prendo. Cioè, escine, escine. È terribile, perché non posso darle tipo una scintilla di una cosa, cioè, che... Alessio, ecco, no, ma io voglio capire, ecco, una cosa, signori, Alessio. È stato bello. Alessio, ma io voglio capire. No, così cagliamo. Alessio, no, ma continua. Io voglio capire. Dimmi tutto. Che ti è successo? Ma sto benissimo, era solo una... Ma no, perché tu mi lanci il sasso? No. E nascondi? Tutto. Appunto. Prego, prego, regia. Dottoressa, caro Giuri. E ci sono queste X, però non sono riuscito a capire che cosa sono. Poi sono stata gelosa e alla fine ti ho perso. Gelosa? Ma di chi? Di chi? Della Tataranni. Eravate insopportabili, sempre ingucchiati, appiccicati, d'accordo su tutto. E poi come la guardavi? In questi giorni al perché stavo sempre arrabbiato, sempre nervoso, sempre che stavo per scoppiare. Ero geloso di tutto. E secondo me lo sono ancora. Bene. Meno male che eri uno di poche parole. Certe volte le parole vengono fuori da sole. Anche se sai che sono sbagliato. Te lo giuro, dimenticalo, eh? È un ordine. Lo giuri, ricorda invece quando hai mosso i primi passi da Castellammare per arrivare a Roma? Guarda, c'ho un ricordo molto tenero di quel periodo della mia vita. Molto... molto vivo nei miei ricordi, nella mia mente, perché sai, i primi passi è un mondo bellissimo, perché non c'è storia, tutto quello che succede è tutto bello. E quindi mi ricordo, i primi regionali, la Vesuviana. I treni regionali. La Vesuviana, tu forse sai di cosa sto parlando. Spieghiamo che cos'è. La Vesuviana è un meraviglioso, parto con Super Quark, la Circumvesuviana è un treno meraviglioso che... congiunge tutti i territori che sono intorno al Vesuvio. Io prendevo quello che partiva da Castellammare di Stabia e arrivava a Napoli Garibaldi con un tempo stimato di circa 4 ore 15 per 12 chilometri di strada. È quasi un record, ecco. E dopo tutta questa meravigliosa spiegazione, c'ho un ricordo molto bello di quel periodo della mia vita, perché mi ricordo che poi sono arrivato a Roma, ho iniziato a studiare le primissime cose, i primissimi lavori, il primissimo sì. Sì, ci fu un primo sì. Io mi ricordo che stavo uscendo da questo teatro. Di solito si comincia con i no. E ne avevo presi un po'. Ne avevo presi un po', però ero piccolo e avevo iniziato da poco, perché io ho iniziato sul set a 19 anni e mi ricordo che stavo a Roma, sul Ponte Garibaldi, stavo uscendo da un teatro in cui studiavo, che si chiama Il Piccolo Cantiere, che è un teatro dove studiavo. Sono uscito quel giorno, stavo uscendo dal teatro, ero sul ponte, ricevo una chiamata al mio agente che mi diceva che il ruolo era mio, e che poi è il mio attuale agente. E subito dopo chiamai mia madre per dirle che mi avevano preso. E se ti posso dire, da quel giorno tutte le volte che mi dicono sì, io non ho mai smesso di chiamare mia madre. Ancora oggi lo faccio. Appena mi arriva sì, la chiamo. Oggi però è la festa del papà. Infatti faccio gli auguri a mio padre, che sicuramente mi starà guardando. Vabbè, basta, che poi mi fate incasinare le cose, dai. Mi sono complicato la vita a raccontare le cose di... Però sì, in senso... Eccoli qua con i tuoi genitori. Belli. Perché sulla parola papà ti commuovi? Ma io mi commuovo sempre con i miei genitori, è così. Molte cose io le ho cominciate proprio sempre in un modo, diciamo, viscerale con i miei genitori, anche perché loro, devo dire che io in qualche modo li ringrazio, perché sai, quando ero piccolo ero con
loro hanno un modo di, hanno avuto un modo nei miei confronti, di, ma anche dei miei fratelli, di educazione non troppo pesante, eccessivo, non troppo invadente sulle scelte, sulle cose. Quando ero piccolo pensavo che questa cosa, vedendo gli amici, che i genitori erano molto più pressanti, molto più, no, devi fare questo, devi fare quello, mi sembrava quasi che, dicevo, ma come mai a me non mi dicono nulla, no? Poi da grande l'ho apprezzato tantissimo, perché questa forma di libertà mi ha dato la possibilità di sbagliare da solo, di autogestirmi, di imparare le mie cose, di conoscermi. Poi sì, ci sono stati con l'affetto, con le cose importanti, ma non si sono mai imposti. E questo da piccolo mi sembrava, sai, come dire, ma chi è che mi indicherà la strada? Poi da grande ho capito che... erano proprio loro. Che forse sì, forse se dovessi fare dei figli io, certo, cercherei di portare un upgrade, ma questo sistema forse lo utilizzerei. Ma quando è che li avresti voluti più duri con te? Più duri con me? Ma non lo so. Non lo so, forse in alcuni momenti in cui mi avrebbero dovuto dire, dai, questa cosa però mettiti e concentrati, no? Perché io poi la mia disciplina secchione l'ho avuta verso i 17-18, ma fino a quell'età ero un bel casino. E loro sì, mi facevano capire. Sempre fiducia. Sì, 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 sì. E quindi per questo li ringrazio. Ma carina questa cosa. Già mi immagino la tua mamma a casa. Eh sì, secondo me ci sta allagando tutto. Spero che i vigili del fuoco non sono lontani, perché sennò domani leggiamo subito, si allaga a Napoli un palazzo lì a Castellammare di Stabia, così sai le prime. Vabbè, spero. Giriamo la bottiglia. Desiderio. Allora, azzarderei a dire che forse il tuo desiderio che ho letto è un desiderio abbastanza comune, ma in base, cioè? Ovviamente all'utilizzo diverso. Perché? Sono preoccupato. Questo. Perché tu hai detto, sì. Tu hai detto, datemi anche 30 secondi in una scena con Matthew McConaughey. Ah, sì. E chi è che non lo vorrebbe incontrare anche solo per stringere la mano, no, a Bravo Matthew? Ecco. Eccolo. Ora io mi chiedo, cos'hai tu di diverso da Matthew McConaughey? Ma, cioè, sei nulla, bello quanto, guarda, lui, proprio... bravo quanto lui. Sì, la stessa carriera, uguale, gli stessi Oscar, tu proprio, cioè, stesse cose. Ma questi sono dettagli. Sono dettagli. Ma questi, cioè, sono mica... dettagli. Che scherzi. Scusa, tu nel film Il Primo Re. Cioè, per carità, non è che non sia contento della mia carriera, però sai, lui è veramente una superstar americana, per cui nel Primo Re, me lo auguro. Qual era la lingua del film Primo Re? Primo Re, proto-latino. Matthew, proto-latino, sì. Carissimo Matthew, tu non hai mai recitato in proto-latino e ti posso garantire che non è proprio una storia semplice, sai? Questo te lo voglio... Tu, diglielo a Matthew. Ascoltami. No, no, gliel'ho detto. Facciamo di più, Matthew. Anzi, ti sfido sul proto-latino. Facciamo di proprio più. Come te la cavi. Matthew, guardati Il Primo Re. Guardatelo e poi mi fai sapere. Sì. Oculos meos tenebras obfundit ne videns. Vitenis me affect. Magis volo memori. Utinam crossis et eslam quid malefacit. Quam petra pterum esset, a coi non verbum sculptum esset, quid animo opram hominum civitatem transitosasam, adoritosasam ad perfugam petitosasam resonebi! Matthew, facci sapere! Poi, dopo scriviamo un cellulare, una mail, qualcosa per scambiarci dei pareri. No, ma con questo film non ti sei un po' sentito tornare così al liceo, alle superiori? Ah sì, e mi sono sentito tornare al liceo, cioè, e cioè tu pensavo... che eri bravissimo alle superiori, esatto, no? Esatto, dico, questo monologo lo manderei proprio alla mia insegnante di latino del primo anno di classico per dirle, guarda, ma... Che ti hanno bocciato, no? Ti aspettavi tutti questi... No, bocciato no, però sai, mi diceva che con le declinazioni non è che proprio ero bravissimo. E invece poi sono diventato secchione, così d'amblè è successo tutto questo. Allora facciamo così, una gara di lingue. Sai che c'è quella frase del film di Robert De Niro, Voliamo sempre alto in casino, che fa, ci sono tre modi di fare le cose qui. In modo giusto,
in modo sbagliato e il modo in cui le faccio io. Vai in inglese. There are three ways of doing things. The right way, the wrong way, and my way. Ma in spagnolo, inglese è facile. In spagnolo lo voglio. Lo voglio in spagnolo, Alessio. Matthew, tu che mi ascolti, guarda che ti combino. Ma Matthew, guarda che è meglio di te. Hay tres maneras de hacer las cosas. La correcta, la incorrecta y la mía. Sai che mi piace pure di più dell'inglese? Eh? Eh? Ma è in proprio latino? Ma ve la ripeto perché mi sono sconfitto un attimo. Sai che ci siamo persi nei tuoi occhi. Senti, ma il napoletano invece, visto che sei di Castellammare... Alessio? Ci stanno tre modi fe cose. Un modo giusto, un modo sbagliato e a modo mio. Oh, funziona sempre di più. Roberto Manzoni pubblica queste tre frasi e poi sarà il pubblico da casa sovrano a scegliere la migliore di Alessio Lapice. No, che volete? Pure quella di James Bond? No, dai, bella, pure quella di James Bond. In proto latino la volete? In proto latino, ragazzi, proto latino. Ma Alessio non viene più da me. Cioè, scusate. Ti puoi anche alzare comunque. Ma perché c'è questo problema che dopo il proto latino tutti mi chiedono delle cose in proto latino come se io fossi, non so, un insegnante di latino. Lo ragazzi, faccio anche con Alessandro Borghi, il tuo compagnero. Che ti ha risposto? Ma che ne so? Ma che te devo dire? Ma proprio non lo so. Cioè, Alessandro, guarda che ti sta superando Alessio, te lo dico perché adesso mi risponde in proto latino. Allora, io... allora, il mio nome è Bond. Ma non possiamo... James Bond. Non c'è una pubblicità in questo momento. No, dai, chiamate la pubblicità, vi prego. No, allora... Com'è il mio nome? Se vuoi lo puoi partire anche in napoletano. Allora, sarebbe questo. Vediamo se dico bene. Mi nome è Bond. James Bond. Giusto? Mihi nome. Ragazzi, insegnante di latino. Eravate voi che non lo facevate studiare. Giriamo la ruota. Eravate voi. Segreto. E siamo arrivati al tuo nuovo film. Eravamo bambini. No, meno male, perché... Finalmente parliamo di qualcosa che posso Alessio. Raccontare delle cose ufficiali e precise. Alessio, io so tutto di te, ma che non posso no, parlare. No, Caterina, ti prego, smettila che mi sta venendo l'ansia. Dal 21 marzo eravamo bambini, qui si parla di drammi infantili, di vendetta, ma anche di una fortissima amicizia che in realtà lega questi cinque protagonisti. 60 secondi, vedi che c'è la pubblicità. Adesso, 60, cioè, davvero. Adesso che non serve per te, vero? Ma serve a noi, 60 secondi e torniamo. E dai, sediamoci, dai. Ciao. Ciao. Come stai? Lei è Martino. Ciao. Piacere. Gianluca. Ci teneva tanto a vedere il paese dei nonni, quindi l'ho portata. Devo andare in bagno. Tanto, scusami, il bagno qua? Sì, guarda, dritta dritta e poi in fondo a destra. Grande classico, in fondo a destra. Scusami. Oh, ma questo manco deve rispondere. Vabbè, capito, stavo da un'ora e mezza. Dai. Comunque la fanno buona quella pizza. Se mi immagino. Allora, io non so se parlare del taglio di capelli di Alessio Lapice in questo film o della trama. Non so se avete visto voi. Cioè, ma è un taglio di capelli dove veramente non ti rendi, cioè sei tu, sembri che hai anche gli occhi neri in questo sono film oppure hai messo coattello, si può dire questo. Sei coattello? Beh, abbastanza, insomma. Ma anche coatto, io direi. Super coatto, ci volevo essere un po' più, capito? Ma ti hanno tolto gli occhi azzurri, cioè e le lentine nere? No, questa è una scena scura, non si nota. No, c'ho i miei occhi, quelli lì proprio quelli ufficiali, sì. Perché quelli ufficiali va bene da coatto? Sì, andavano bene da...
C'ho quelli ufficiali da coatto, sì. Quelli ufficiali da coatto. Non li ho cambiati, per... erano utili al personaggio. Il regista mi ha detto, ma sai che ti dico, che questi occhi sono perfetti, tietteli perché da coatto sono i tuoi. Marco Martano, ti dirò, concordo. 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 Ma c'è un segreto in questo film. Beh, allora, questa... Non spoiler, perché dobbiamo andare allora, al cinema, questa, però... Questa è una storia, un personaggio, il mio personaggio è Gianluca, è un personaggio a cui voglio molto bene perché è un personaggio molto fragile, e nel film può sembrare un ragazzo aggressivo, ma in realtà è tutto il contrario, perché questa è una storia di 5 ragazzi che lasciano il loro paese di origine della Calabria e 3 di questi 5 vanno via... solo che tra quelli che restano e quelli che partono nessuno di loro poi riesce davvero ad andare avanti nella sua vita perché c'è un trauma fortissimo che accomuna la loro infanzia, una tragedia che non gli permette di vivere la loro vita a pieno. E tant'è vero che il mio personaggio Gianluca, attraverso un messaggio, scrive a questi amici che poi si sono persi nel corso di questi ultimi 20 anni per ritornare in questo paesino d'origine della Calabria dove tutto, dove tutto si è bloccato, si è frizzato a quel giorno in cui questa maledetta tragedia si è consumata e lui riunisce questi amici per far ritorno in questo paesino dove loro sono originari della Calabria per affrontare questi mostri che si palesano continuamente nella loro testa, soprattutto in quella di Gianluca, pensando che la chiave è quella di arrivare, tornare in quel posto ed affrontarli, piuttosto che metterli da parte e continuare la loro vita. Quindi, e l'uscita il 21 marzo non è proprio un caso, ma di più non vi posso dire perché l'uscita il 21 marzo e poi scopriamo insieme al cinema quale era la strada migliore da intraprendere, cioè se nella vita è meglio vendicarsi o accettare quello che è successo, abbracciarlo ed andare avanti e godersi quello che c'è. Alessio Lapice al cinema. Eravamo bambini, intanto c'è chi ha commentato in maniera positiva la descrizione di questa circumvesuviana, ma c'è chi ha voluto fare di più. Dice Alessio, però non prendeva la tratta vesuviana Sarno-Pompei. Sarno-Pompei, guarda, l'ho presa una volta perché c'avevo degli amici che abitavano lì a Sarno. E com'è? Posso dirti che è un upgrade peggiore ancora di quello Sorrento. Perché la mia era la linea d'elite, era quella Sorrento-Napoli, capito? Senti Alessio, però confermo. Non ti ho fatto pranzare, magari vai a pranzare e poi torni e mi aiuti col gioco delle sfere? Assolutamente sì. Ma non sì, vedevi l'ora, vero Alessio? Non vedevo l'ora, grazie. Sono qui, ti aspetto per le sfere. Assolutamente. Grazie a voi.